Successe che i due ragazzi che si dovevano sposare, perché la cosa triste di questa vicenda, erano tutte coppie ma belle, pulite, tutti i ragazzi che avevano programmato di sposarsi, parliamo Rontini, quella di cioè un padre meraviglioso. Poi l'ultima erano turisti. Crash Village, sì. Ho fatto il sopralluogo pure di quella. Lì ci fu un problema sulla data. Ma qui è un problema falso, voglio dire. Ma io guardi, io arrivai quel pomeriggio. Quella fu l'unico sopralluogo dove noi avevamo ricevuto delle direttive precise dal procuratore Vigna, che io considero un maestro, oltre ad essere un grande magistrato, un investigatore di primo ordine, aveva messo per iscritto le modalità di questo sopralluogo, ossia nell'ipotesi che il mostro colpisse e che nessuno si augurava, sia di delimitare, a fare il sopralluogo erano stati i deputati. E mi ricordo il professore di Modena del De Fazio. Il professor De Fazio, che tant'è che Vigna era arrivato a predisporre pure la parte, cosa che avvenne, che De Fazio dichiarò, infatti sulla sua relazione che io ho letto, lui dichiara il sabato la morte, non la domenica. Ha ragione. Certo, voglio dire, a mio parere, io dico un'opinione. Il dottor Vigna addirittura arrivò a predisporre, una volta accertato che c'è stato un omicidio attribuibile al mostro, parte l'elicottero, va a prendere il professor De Fazio, che dovrà essere il primo, a parte i eventuali ovviamente soccorritori se necessari, a fare il sopralluogo. E devo dire che così avvenne. Io i cadaveri li ho visti, io non faccio non ho mai fatto il medico, però l'ho visti tanti. C'erano delle formazioni, sono stato io che lo dissi, come riporta Mario Spezzi nel libro. Le formazioni? Delle cosiddette le larve, sì. Io immediatamente, perché lì l'omicidio venne scoperto il lunedì. Ho sempre pensato, e tant'è che le indagini non venne assolutamente trascurate il sabato. E se vuole sapere la mia opinione, che ripeto, trattasi di opinione, perché io poi mi rimetto agli esperti in materia, che ovviamente ne sapevano e ne sanno più di me, l'omicidio di Scopeti è avvenuto di sabato. Guardi, io un mese fa ho intervistato il dottor Marello, l'Istituto di Medicina Legale di Firenze, il quale mi ha detto che lui faceva autopsia. Ma il dottor Marello, che io conosco, l'avrà detto basandosi sulle sue competenze scientifiche. Io vedendo le foto. Io glielo dico basandomi che un cadavere, uno che ne ha visti tanti, voglio dire, lo capisce empiricamente. Poi, ripeto. Perché la donna stava nella tenda, sì. L'uomo era fuori. Era scappato. Per cui, perché dicevano no, la donna dentro la tenda era più caldo, per cui è andato avanti a decomposizione, ma anche l'uomo era combinato male. Era combinato male, no? Ripeto, lei mi ha chiesto un'opinione. Sì. Io, medico legale, lo fanno altri. Per me l'impressione che ebbi quel giorno era che l'omicidio non era fresco. Poi per carità, certo. Fu delimitato tutto e venne il professor De Fazio, perché Vigna in quell'occasione, e qui c'è faccio un'amara riflessione, guardi, siamo nell'ultimo ciclo, siamo nell'85, oggi con l'evoluzione scientifica probabilmente avremmo potuto avere dei riscontri su responsabilità molto, molto più evidenti. Guardi i casi accaduti recentemente, e lì
non mi piace neanche chiamarlo mostro, guardi, l'assassino sui corpi quando ha fatto l'asportazione una mezz'oretta ci ha lavorato, mezz'ora. 20 minuti, mezz'ora, e non è perché e non è affatto vero quando dissero che era il chirurgo, cioè il chirurgo della morte che operava col bisturi. Ma la sua idea era di una, all'epoca era di una o più persone? Guarda. Una, ma si suppone più persone che hanno quella devianza, psichica. Poi le indagini hanno dimostrato, perché c'è una sentenza passata in giudicato, che sono stati compagni di merenda. Certo. Buon per loro. Certo. Non mi chieda di fare commenti. No, su. No, perché forse furono influenzati perché c'era la locanda di Scopedi sotto, che il proprietario della locanda dice che aveva visto la ragazza il giorno dopo, però l'aveva riconosciuta dalle foto. No, 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 no. Sì, ma la ragazza c'aveva quella, c'aveva, disse che aveva i capelli corti, questa la povera donna non c'aveva i capelli corti. Sai, ma i testimoni sono testimoni, voglio dire, collaborano, ma insomma ci sono stati certi testimoni qui molto importanti. Certo, certo. E qui molto importanti, hai capito? Sì, sì. Ma tornando per cui indietro nel tempo, mi dice che c'erano le segnalazioni ai caselli, questo era negli ultimi. No, c'erano le segnalazioni e noi siamo andati. Sì, ma quello lo facevamo noi con la SAM e tutti i sabato sera chiedevamo: prendete nota delle macchine che passano al casello, ma per quale motivo? Prendemmo questa decisione. Se questo signore una volta colpisce al Mugello, poi alla Roveda di Scandicci, uno che si muove con la macchina, quindi per cortesia segnate le targhe di una persona che viaggia sola, poi ci hanno smentito perché erano i compagni di merenda, viaggia sola all'interno di una macchina in determinati orari. Pensi, oggigiorno mettevamo delle belle telecamere e avevamo fatto un passo da gigante. Avevamo fatto l'esame del DNA, avevamo fatto dal DNA, quindi siamo stati pure sfortunati. Vede, la scienza, cioè, oggigiorno, fortunatamente, ai miei colleghi che operano adesso l'aiuta, a noi ci aiutava di meno. Certo, i mezzi erano quelli che erano. Ma quell'archivio divenne. Ma si pensava che lui usasse l'autostrada, perché poi colpiva anche nella direttiva della ipotizzavamo, strada. Voglio dire, mettevamo dentro in questo, che era un archivio elettronico e non era fatto di carta, credo che sia stato uno dei primi, ha ragione lei, 84, io sono quello che il mostro non l'ha mai catturato. Guardi, secondo me poi Vigna mi ha detto che fecero degli accertamenti, c'era una lista, io l'ho vista pure. Certo. C'era questa lista di 200 e passa persone, certo. Ci fu un'indagine su Perugia, su un medico, eccetera, eccetera. Dottor Narducci. Che risultò all'estero in due occasioni. Ma guardi, questo andatelo a chiedere a chi l'ha fatto. Io che cosa vi dico? Hanno i compagni di merenda, sono stati condannati, guardi. Io su queste cose cerchi di capire, sono stati condannati. Poi ognuno può pensarla come meglio crede, io non faccio offesa a nessuno. Quello che voglio dire, c'ho il massimo rispetto del collega Perugini, che era mio funzionario addetto, all'epoca, che ritengo una persona seria. Ecco, poi in quegli anni lì ci furono parecchie persone attenzionate, no? Che non sono venute fuori. Io non le chiedo i nomi, no. Caratteristiche. Cioè, ma io le posso raccontare. Va bene, ma quelli furono tutti presi alla Roveda, ma fu una cosa tragica proprio, un mondo proprio fatto di perversione, ma la maggiore perversione era in casa di Mele. E qui scoprimmo che nel mondo periferico fiorentino, guardate che questo tipo di perversioni pensavamo, sbagliando, che appartenessero più a un mondo di elite, fatto di persone un po' sofisticate, non queste persone che in realtà non sapevano neanche leggere e scrivere, ma sotto questo profilo erano spaventose, voglio dire. Fu indagato bene, perché c'era Caponnetto, sbaglio, che faceva l'indagine nel 68.
Forse nel 68, forse il giudice era Caponnetta. Ha perso qualcosa nel 68, cioè a livello investigativo, non che hanno fatto apposta. Insomma. No, ma poi gli sono persi una pistola, poi non hanno, che non se la sono persa. Evidentemente lì l'assassino se l'è portata via. Come vogliamo dire? Che l'assassino butta la pistola, se ne libera, la trova un altro personaggio, quando invece un processo, un'indagine e poi un processo hanno fatto su prove poche ma concrete, e noi non ce l'avevamo. Io, ripeto, arrestai su ordine, e questo lo voglio dire, su mandato di cattura, anzi non ero del giudice Tricomi, Vinci Francesco solo per l'omicidio del 68, non gli venne contestato i veri omicidi, i omicidi del mostro. Il mostro colpì ancora, però un pochettino con la coscienza su in pace, perché Vinci rimase in, Francesco rimase in carcere per altra causa, quindi per colpa delle mie indagini e per il provvedimento del giudice Tricomi non ha fatto galera, come si dice a Roma, a gratis. Certo. E questo. E poi anche nell'84 era in carcere lui. Il diritto di ricchio era in carcere. Ma lui, faceva, lui viveva in un mondo molto, molto vicino ai sardi, che poi si i sardi, ai criminali sardi, perché i sardi sembrava gente. L'anonima sequestri, la conosco bene, sono stato pure un paio d'anni in Sardegna, li sono fatti con l'anonima sequestri, e lui era vicino a quelli là, e quindi lo conoscevamo bene. Lui, quando lo arrestammo, stava tentando di espatriare, che è il titolo di questa indagine, di questo maledetto pasticcio. Il protagonista è una pistola e non tanto gli assassini o gli indagati o i sospettati. Qui il protagonista vero è una pistola. Il giorno in cui uscirà questa pistola, io, se sarò ancora in vita, dirò: oh, finalmente il protagonista lo conosciamo. Io da vecchio poliziotto che quando avvenne l'omicidio c'avevo già qualche annetto di squadra mobile, 10-12, dico che il cadavere era della sera, ma è una mia opinione. Poi non è che l'ho dovuto scrivere io, quello comporta a me comportava ascoltare i testimoni e verificare persone sospette, poi il medico legale che lo deve dire, e lei mi conferma che dissero così, ma le indagini furono fatte. All'inizio lui disse che non era possibile stabilire, e poi dopo al limite. Ma perché qualsiasi persona, qualsiasi medico legale avrebbe risposto così. Poi fa le analisi, si consulta, però quello che avvenne all'intorno il sabato ci andammo a vedere subito. C'erano gli Hare Krishna là vicino, e risultò che questi, il sabato mi sembra, i due francesi andarono a mangiare o a bere qualche cosa dagli Hare Krishna, poi la sera c'è se, a mia locanda lì dove dissero di aver visto no, non personalmente, ma verificammo tutto. No, guardi, a mio parere domenica pomeriggio la coppia francese, ma era di tutta evidenza, non era detto in termini un po' prosaici, non erano cadaveri propriamente freschi. Un termine bruttissimo, chiedo scusa. Le valutazioni che hanno fatto i medici da allora, certo. Ma guardi, che però voglio dire che le indagini, al di là dei risultati che hanno portato, non si sono concentrate solo sugli accadimenti in quella zona tra domenica e lunedì. Le indagini furono fatte su tutte e due le serate.